quando ricevo questo niet totale da parte degli altri, dico vabbè, me ne frego, io vado avanti per la mia strada. Mm-hmm. Io nel frattempo avevo studiato tecnicamente il problema, quindi ho sposato, diciamo, le tecniche di produzione del cognac. Io nell'86 ho ancora l'Oropilla, perché l'Oropilla l'ho venduta nell'88. Quindi io chiaramente il mio progetto nasceva già nell'84-85, perché ci ho messo un paio d'anni prima di passare dalla fase di studio alla fase realizzativa. Quindi io l'idea ce l'ho nell'84, comincio a studiare il problema, chiedo aiuto a qualche consulente, vado in Francia, visito la zona del Cognac, visito la zona dell'Armagnac, eccetera, eccetera, prendo la mia decisione, mi compro un alambicco charantaise, che è l'alambicco del Cognac, perché ritengo che dal punto di vista, parliamoci chiaro, questo alambicco è un alambicco semplicissimo, che esiste in questa forma dalla fine del 600, quindi è una roba, se vogliamo, semplicissima, ma è proprio la sua semplicità che ti permette di avere un prodotto buono. E qui, diciamo, il ritorno alle origini. Il processo della distillazione è un processo che si conosce dal tempo degli egiziani, non è altro che concentrare delle sostanze attraverso questo processo, appunto, sì, di distillazione. Si è cominciato, gli egiziani lo facevano per ottenere le essenze di profumo, no? I profumi, poi da lì si è passato anche al discorso dell'alcol, ma la distillazione non è altro che una concentrazione di sostanze, no? Allora, io dico, faccio questo studio, io voglio fare un prodotto qualitativamente al top delle possibilità, cioè in Italia il massimo della qualità possibile per il brandy. Mi ispiro al cognac, quindi sposo la politica, cioè la filosofia produttiva del cognac, che dice: per fare un brandy buono bisogna distillare un vino poco aromatico, molto acido, di bassa gradazione alcolica, ma d'altra parte il Trebbiano lo distillavamo anche queste cose le sapevamo poi anche noi italiani, non è che i francesi avessero inventato. Sono vini neutri, vini che hanno queste caratteristiche, ma che i grandi aromi, i grandi profumi li acquisiscono col tempo, con l'invecchiamento.